Let's go! Bentornati, ovetti, nel castello di Hyrule, nel nulla, il terzo dungeon del gioco, tecnicamente quarto dungeon del gioco, non importa, siamo arrivati qui la volta scorsa, perché non mi aspettavo un dungeon subito dopo un altro dungeon, quindi ora dobbiamo esplorare bene questo postaccio, dobbiamo trovare la chiave del boss soprattutto e salvare nostro padre. Oh, voi... Bene, abbiamo modi per colpirli? Perché ho il vago sospetto che il Titanus non vada molto bene qui sopra. Cioè sulla sabbia, intendo. Usiamo la modalità sparaccina. Sto registrando subito dopo lo scorso episodio. Perché conviene fare così. Ok. Inoltre ho voglia di sapere dove andare e che cosa sta per succedere. Perché ovviamente è importante. Qui abbiamo bisogno di chiavi. Ma qui no. Quindi aspetta, vuol dire che molto probabilmente... Ok, nessun attacco alle spalle. Devo fare qualcosa per sbloccare quella porta. O si sblocca andando da qui, ed è molto probabile. Quindi la parte destra... La parte destra non è completamente inutile. Per nulla è completamente inutile. Abbiamo solamente... Dov'è? Il pesce boom, quindi non so se può funzionare. Ma... Ok, sì, può funzionare, ma... Allora, fermo. Così. Prendo. Vai. E qui... Possiamo andare per andare verso quella stanza nascosta che abbiamo visto nella mappa. Eccoti qua, cosa sei? Una rupia viola, figuratevi se non è una rupia. Però abbiamo un bel po' di giare, magari possono essere qualcosa di buono. Off camera, o meglio, tra lo scorso e questo episodio, mi sono curato dormendo nel letto morbido. Basta così, non è successo nient'altro tra lo scorso e questo episodio. Non ho neanche fatto una pausa, ho bevuto giusto un po' d'acqua. Oh, voi. Bene, addio. Due frecce servono? Aia! Ok, dicevo, sì, servono due frecce. Allora, se stiamo attenti... se stiamo attenti qua, magari? No, ok. Devo scendere, vero? Andiamo giù. In uno spazio 2D. E forse qui conviene... Dov'è? Equipaggiare il... la squama. Perché vi ricordo che l'altra volta, non pensando di dover andare in un dungeon, abbiamo... fatto una side quest per prendere qualcosa, appunto, ma... Oh, tu! Ok, la squama di Zora, che aiuta a respirare meglio sott'acqua. Però, pazienza, ora siamo qui, quindi... Allora, mappa, grazie. Mappa, grazie. Ok, allora, posso andare qui e andare a prendere uno scrigno. Quindi lo voglio andare assolutamente a prendere. Tu non mi spaventi, caro. È una rupia rossa, vero? Sì, ok. Per un attimo non si capiva per quello. Allora, qui ho bisogno inoltre della modalità sparaccina. Posso anche nuotare in fretta con la modalità sparaccina, che è una cosa fantastica. Ok, sto andando per di qua solamente perché credo di essere, sì, sulla strada giusta. Inoltre questa probabilmente è una chiave. No, non ti azzardare. Wow! Ok, non mi aspettavo che reggesse così tanti colpi. Ora però basta con la modalità sparaccina. Abbiamo sprecato tutta quanta la barra. Chiave. No, rupia d'argento, un'altra volta. Perché ci danno così tante rupie d'argento? E perché qua sembra che ci possa essere qualcosa? Magari per chi non ha preso la mappa. Però un attimo, la mappa è facilissima da prendere, no? Quindi chi è che sbaglia strada di proposito? Vuol dire che ci deve essere qualcosa qua sotto, non è vero? Magari un altro nemico? Un nemico nuovo? Qualcosa nuovo da memorizzare? No. Ovviamente no. Va bene, non abbiamo altri modi per nuotare in fretta sott'acqua che non siano equipaggiare questa. Non ho ancora capito perché non è automatico il cambio. Ah no, aspetta. Forse c'è un motivo. Magari è possibile, o meglio, sarà possibile in futuro metterne due insieme di equipaggiamenti. Quindi ha senso che non sia automatico perché poi il gioco non sa quale togliere per primo. Ok, va bene. Se è questa la giustificazione, la accetto. Però, che razza di strada sto facendo? Non quella giusta, insomma. Beh, non si vede niente qua sotto, quindi... Allora, adesso è la strada giusta, bene. Mi aspetto un altro nemico nel buio. E invece no. Il gioco ci vuole decentemente bene. E siamo arrivati dall'altra parte. Forse era possibile arrivarci con una piattaforma più la murula? Perché siamo qui? Oh! Ok, no, pensavo di andare qua. Ok, quella è la... Vuoi che io sconfigga questi nemici? Ok. Vai. Oh, quanto sono forti!
Ok, no, 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 fermi. Allora, se devo andare, andiamo piano. Ho bisogno un'altra volta del trampolino. Tu vai via. Girati. Ok, piano piano. Ah, il trampolino non basta. Voglio allora la murula, perché così posso risalire il muro. Vai. E in questo modo nessuno mi può raggiungere? Allora, vediamo. Sono abbastanza sicuro di doverli sconfiggere, però. No, sono immortali, ok. Beh, abbiamo una piastrella volante per un motivo, giusto? Ok, allora. La posso andare? Ah, ecco dove dovevo andare. E questa è la chiave del boss? No, è una chiave normale. Per prenderla, però... Beh, un attimo. Non per forza. Posso fare così? Prenderla al volo? E poi scappare il più in fretta possibile. Chiave piccola. Allora, dov'è che la devo usare? Perché qua non serve andare, non c'è nulla. Devo usarla qui, quindi mi teletrasporto. È più veloce, inoltre così non mi beccano le guardie impostore oscure. Bene, allora, cosa c'è qua sotto? A parte gli scorpioni, non riuscivo a dire gli scorpioni. Un'altra scala. Ah, la sfera, ok. Ripeto, non abbiamo modo per colpire la sfera. Se non... posso? Grazie. Se non con la modalità sparaccina, perché tutte quante le cose vengono respinte. Ok, non abbiamo davvero niente che possa... cioè, a parte il bulbocottero che comunque non funziona? No, ok, va bene. È un puzzle per... È un puzzle. E so benissimo come risolverlo. Mi servirebbe questo. Non mi serve più questo. Mi serve il ragno iniziale. Siamo seri? Quello che abbiamo sbloccato a inizio gioco? È buona come cosa. Finalmente lo riutilizziamo, mi raccomando, eh. Me ne ero completamente dimenticato, lo ammetto. Cordula! Scendi giù, Cordula. Grazie. Ora. Vai. No, vai qua. Mi sa che devo fare così finché non finiamo tutto, vero? Sì. Eccoci. Ci siamo, eh. No! Oh, pensavo di raggiungerlo. Non importa. Domanda. No, non è possibile farlo. Però non perdo cuori, quindi almeno c'è questa cosa positiva. Allora. Fammi andare. Cordula. Grazie, ok. Fammi andare. Cordula. Andiamo. Cordula. Non so perché è divertente dire cordula. Ok, adesso ce la facciamo. Zelda. Grazie. Non volevo andare nel vaso. Forse è così che è possibile scoprire che si può andare nel vaso. Insomma, se non leggete le varie descrizioni, intendo. Forse sconfiggendo quel mostro avrei potuto evitare tutto questo puzzle. Però va fatto comunque in questo modo. O meglio, si può risolvere in questo modo, quindi va bene. Vuoi dirmi che non c'è un mini boss qui? Oh mamma mia! Fermi. So che cosa è quello ed è pericoloso. C'è anche il Minish Cap, che ci crediate o meno. Allora, tocca a te. E nel frattempo che tu attacchi, io attacco questi con questo, ok. Ok, quel nemico lì che ha la Morningstar è abbastanza pericoloso perché si difende. L'unico modo che abbiamo per colpirlo è... Esatto, così. Attaccalo, aia! Ok, ne creo altri io, Fermo. Ok, attaccalo. No, attaccalo bene. Ok, non ce la faccio. Forse lo posso distrarre con le rocce. Probabilmente sì, ma l'abbiamo sconfitto. Mi aspetto allora che costi 5 e non lo possa usare ancora. O magari costa davvero 4 anche questo. Soldato di ferro. Costa 4, non costa 5, bene. Possono sfondare vari oggetti con la loro palla ferrata. Inoltre, credo che siano leggermente meno resistenti dei Titanus, ma hanno uno scudo perenne intorno a loro, quindi... E torno attorno a loro. Scrigno numero 1. Golden Egg. Scrigno numero 2. Egg. No, che cos'è questo? Anello rana, imbevuto del potere delle rane che permette di saltare più in alto. Quindi in questo modo possiamo fare il salto di della modalità sparaccina? Perché se sì è molto buono. Vediamo. Oh sì, perfetto, ok. Allora lo terrò finché posso. Ed eccola qui, la chiave grande, la grande chiave. Cinghiale. Allora, mi sa che abbiamo fatto tutto, vero? Sto controllando perché una volta presa la chiave del boss,
Si va dal boss, no? Quindi abbiamo 5 cuori e un quarto. Spero che ci bastino. La musica è cambiata? Credo che sia leggermente cambiata. È il momento. Oh, figlia mia, hai fatto bene a tornare. I tuoi sforzi nel richiudere gli squarci sono stati davvero un gran fastidio. Userò il potere che mi è stato dato per sbarazzarmi di te una volta per tutte. Il mostro blu. Ma Link non lo aveva sconfitto? Non è lo stesso mostro blu sconfitto da Link. Il potere usato per evocarlo è lo stesso che noi usiamo per creare le repliche. Ho capito, è una replica! Il mio nome è Ganon. Sono il re dei demoni, sovrano dell'oscurità di questo mondo. Nessuno è in grado di sconfiggermi. Verrete spazzati via dal mio oscuro potere! In anticipo tu? Ma tipo di tantissimo? E abbiamo quasi zero della modalità sparaccina, ok. Dobbiamo attaccarlo in qualche modo? Soldato di ferro, vai. Ok, sì. Oh, mamma mia, non funziona per niente. Ok, stiamo attenti. Schiviamo, evochiamo. Non lo posso neanche provare a tenere fermo, vero? No, assolutamente no. Ci serve allora un modo per attaccarlo bene e anche in fretta. E l'unico modo che abbiamo mi sa che è il carambodillo. Finché non abbiamo modo per recuperare energia. Ok. Della spada, intendo. Allora. Oh, dove sei? Spin! Ok, costa sempre 3, eh. Ti ho colpito ancora. Almeno abbiamo recuperato un po' i cuori. Certo, ci fosse stato un modo per prendere un po' di energia della spada. Ok. Allora, fase 2. No tennis. Oh, oh! Ok. Vai. Ecco il modo per attaccarlo adesso. E ovviamente... Oh, 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 no, quello è il mio carambodillo. Aspetta, oh, oh, quelli sono... Quelli sono pipistrelli ignei. Ok, quella sua lancia è incredibilmente fastidiosa. Li sto trovando, eccola qua, l'energia della spada. Ok, tocca a me adesso. Ok, non più, non più. Dobbiamo essere molto parsimoniosi adesso. Allora, evoca lì. Dammi energia della spada, il... più in fretta possibile. Oh, adesso sì che sto messo bene. Allora, lanciala. Lanciala, capito? Eccoti qua, ho fatto bene a fermare. Tripla freccia! Ganon? No, giusto. Non posso fermarlo con Tri sicuramente. Aia, che dolore, ok. È la prima volta che prendo danno contro Ganon, mi sa di sì. Allora, dove sei? La mia freccia è pronta per te. L'ho beccato? Ancora? Oh, no, 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 no. Bellissima musica, ma se mi faccio colpire... Basta, Zelda, fatti... Ok, mi sono fatto colpire un po' troppe volte, ma non importa. Dove sei? Ciao. Ancora? Vedo un cuore, vedo un cuore, vedo un cuore, vedo un cuore, vedo un cuore. L'ho preso il cuore, l'ho preso il cuore. Stavolta scriverò un po' meglio, eh. Basta muoversi in una direzione. Ah! Appunto. Basta muoversi in una direzione. Dove sei? Ora. Oh, vai! Ping pong! Aia. Ancora. La fata si è attiva. Oh, no, 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 fermi, fermi, fermi. Se la fata si è attivata, ok. Ora. Ok. Tocca a me. E ovviamente finisce all'ultimo secondo, eh. Ok, fortunatamente ha questi pipistrelli ignei che ci possono aiutare. Ma non posso saltare per evitarli, mi sa di sì. Mi sa che potevo farlo sin dal principio. Dove sono? Energia della spada. Ok, vai. Ping pong. Addio.
in fase 4. Quante fasi hai? Ok, no, fermi. Piano. Ovviamente sta spammando questo attacco solamente perché non abbiamo energia, eh. È il gioco che ci sta dando una mano tecnicamente. Vai. Ping pong. Aia, è così veloce. Ora. Oh, è velocissimo. È seriamente una delle cose più veloci che abbia mai fatto Ganondorf. Sì, non posso farlo, eh. A meno che... No, ok, no. Non posso. Mi serve energia della spada. Va bene, lo faccio, ma non basta, eh. Ok. Ora che ti sei reso conto che non ho energia, me ne puoi ridare un po'? No, non può. Ok. No, no, fermo, fermo. Colpiscilo. Colpiscilo. No. Ok. T'ho tecnicamente colpito. No. La posso prendere? La posso prendere, forse? Sì! Si può prendere la lancia, allora. Eccoti qua. Ti azzardare minimamente a colpirmi. Adesso l'energia ce l'abbiamo, eh. No, no, aspetta, aspetta. Dammi un po' più di spazio, per favore. Ora. Vai. Ho sbagliato. Lanciamela. Vai. Ok. Addio, Ganon! Quasi. Quasi addio, Ganon. Oh. Aia. No, l'ho evitato, mi sa. No, ti prendo. Questa è mia adesso. Non entrato più. Forse gliela posso rispedire indietro letteralmente. Ok. Che bello, il salto alto è una delle cose migliori di questo gioco adesso, eh. Quell'accessorio sarà così potente in altre battaglie anche. Vai. Fine! I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Credo che... sì, ora posso fare di più. Ok, va bene. Però avrei voluto un altro segmento da Tree, eh? Cinque frammenti del potere. Quel mostro blu era una replica. Significa forse che c'è qualcosa o qualcun altro che usa lo stesso potere mio e dei miei amici? Possibile che anche i mostri che avevano catturato i miei amici fossero delle repliche? Mi spiace, Zelda, ma proprio non capisco. Vorrei tanto scoprire la verità, ma tuo padre ha la priorità, Zelda. Ora che lo squarcio è richiuso, sarà ritornato nel mondo normale. Torniamo indietro anche noi? Mi sono appena reso conto che nonostante lo squarcio sia stato chiuso, siamo ancora nel mondo del nulla. Quindi vuol dire che il mondo del nulla è una zona alternativa al regno di Hyrule? Come un'altra dimensione, letteralmente? Oppure è per lore che siamo ancora qui? Vai. Vuoi tornare nel mondo normale?
cosa diamine era quel robo? Sto provando a ricordarmi dove ho visto quelle zampe, ma credo che siano nuove. Sono sicuro che quello che ci ha aiutato era il vero Link. È stato catturato da qualcosa. Ma cosa? E come possiamo aiutarlo? Oh. Zelda! Oh, dove sono? Al castello? Ma cosa? Ah, ora ricordo. Lo squarcio mi ha inghiottito. Grazie, Zelda. Mi hai salvato tu, vero? Potresti raccontarmi cosa è successo a Hyrule in mia assenza? Da non crederci. Hai combattuto strenuamente in prima persona, mettendo a repentaglio la tua stessa vita. Tutto per riportare in salvo la gente inghiottita dagli squarci e salvare Hyrule. Zelda, figlia mia adorata, sei stata davvero coraggiosa, bravissima, sono orgoglioso di te. Vostra Maestà! State bene? Ehi, un'intrusa! Fermo, soldato, guarda bene, sei di fronte alla principessa Zelda. Come? La principessa Zelda? Ma non è lei la responsabile della creazione degli squarci? Zelda responsabile degli... pare che il mio impostore abbia imbastito una bella fandonia. Zelda, io chiarirò la situazione con tutti quanti. Tu nel frattempo vai a riposare un po'. Sei stata eccezionale, figlia mia. Grazie di cuore. Tri. Poterti vedere all'improvviso, mentre prima non ne ero in grado, mi ha sorpresa molto. So che la principessa è potuta tornare a casa sana e salva grazie alla tua guida. Grazie, grazie di cuore. Me lo sto chiedendo da un po', ma cosa vuol dire grazie? Tutti continuano a dirlo anche a Zelda. È un modo per esprimere gratitudine. Dato che sono molto felice che tu abbia aiutato la principessa, ho usato questa parola per esprimerti la mia riconoscenza. Grazie. Beh, in fondo sono stato io a chiedere a Zelda di aiutarmi a richiudere gli squarci. Ma sono felice che tu sia felice. Ah, sei sveglia, principessa? Mi sembri illesa, in buona salute. Tri ci ha raccontato di come hai affrontato il male per salvare tutti noi. Ti sei davvero sacrificata al massimo e sono felice di vederti sana e salva. Se ripenso a quando eri piccola, e poi ti guardo come sei adesso, vedo che sei maturata moltissimo, come una melanzana. Perché l'ho detto? Perdonami, il tuo ritorno mi ha dato una gioia così grande che mi sto lasciando prendere dal sentimentalismo. So che ti sei appena svegliata e ti prego di scusarmi, ma devo riferirti un messaggio del re. Vuole che ti rechi alla sala del trono quando ti sarai ripresa del tutto. Ora vado, ti aspetterò anche io là. Penso di aver fatto eccessivamente bene a tagliare... Questo è il letto di Zelda, è ancora meglio di quello morbido? Questo è il letto di Zelda, appunto, compendio. Costa 3... Regala riposo di prima qualità, basta che ti ci sdrai sopra. Ok, stavo per dire comunque, ho fatto bene a tagliare il dungeon a metà, almeno per questa volta, perché voglio sapere qualche altra informazione su quel coso che abbiamo visto. E se qualcuno ce la può dare, magari ora, sarebbe una cosa ben accetta. Oh, Zelda, sei riuscita a riposare? Bene, ora ci siamo tutti. Immagino che già sappiate perché siamo qui riuniti, per discutere le nostre prossime mosse.
Tri ci ha informato su quello che sta accadendo a Hyrule. Grazie ai tuoi sforzi, Zelda, gli squarci più grandi in ciascuna regione sono ormai chiusi. Ma questo non significa che le cose siano tornate completamente alla normalità, dico bene? Quel Ganon che abbiamo affrontato sotto il castello di Hyrule, anche lui è stato creato con il potere delle repliche. Forse anche i mostri che hanno catturato i miei amici erano repliche come lui. Ero convinta che tutto quello che è successo fosse parte dei malvagi piani di Ganon. E che gli eventi successivi alla sua sconfitta per mano di Link fossero solo gli strascichi della loro battaglia. Invece, dietro tutto questo si celava un nemico diverso e sconosciuto. È questo che intendi dire? E lo sparaccino con la tunica verde, Link, è colui che ha salvato Zelda da tale nemico. Ma Link è stato catturato? Come... com'è stato possibile? Oh, Link, spero che tu stia bene. Vostra Maestà! Notizie terribili. Grandi squarci si stanno di nuovo aprendo in tutta Hyrule. Tre tutti insieme questa volta. Cosa? E dove sono apparsi? Al vulcano di Holdin, nella giungla di Firone e sul sacro monte di Ranel. L'hanno fatto apposta, vero? Holdin, Firone e Ranel. No, non è possibile. Ma allora... Maestà, ne sapete qualcosa? Le tre regioni inghiottite dai nuovi squarci sono tutte collegate al potere supremo. Cos'è questo potere supremo? È una forza che va oltre ogni comprensione, lasciata in eredità dalle dee. Le storie che narrano dell'esistenza del potere supremo si tramandano nella famiglia reale di Hyrule da tempo immemorabile. Le tre aree dove sono apparsi questi squarci sono collegate proprio dalle tre dee, coloro che hanno lasciato questo potere. Allora forse non è un caso che nuovi squarci siano apparsi proprio in quelle regioni, e sembra quasi un attacco vero e proprio. Che siano veramente opera di qualcuno? Non è possibile! Se fosse tutto vero, allora il potere supremo potrebbe cadere nelle mani sbagliate. Le leggende tramandate nella famiglia reale di Hyrule dicono anche qualcos'altro. A seguito dell'apparizione del male che brama il potere supremo, appariranno anche una saggia sacerdotessa e un coraggioso eroe, che, fianco a fianco, bloccheranno l'avanzata del male. Una sacerdotessa e un eroe. Zelda ha già richiuso svariati squarci. Quindi sarebbe lei la sacerdotessa? Ma se lei è la sacerdotessa, chi sarà mai l'eroe? Forse l'eroe è Link, lo spadaccino? Cosa? In effetti, a quanto dice la principessa Zelda, Link è in grado di muoversi anche nel mondo del nulla. E sta affrontando il nemico da solo. Se così fosse, allora sono già apparsi sia l'eroe che la sacerdotessa delle leggende. Ma Link è stato catturato. Zelda, devi richiudere quei nuovi squarci che hanno inghiottito le tre aree collegate alle dee, in modo da contrastare i piani del nemico. Tuttavia, ciò non sarà sufficiente a sconfiggerlo. Devi anche trovare e liberare l'eroe Link, ora suo prigioniero, affinché possiate combattere fianco a fianco. Figlia mia, non sai quanto avrei voluto poterti regalare un'esistenza serena, ma pare che questo sia impossibile. Tu sei la sacerdotessa delle leggende, la speranza di tutta Hyrule. Daremo fondo a tutte le nostre forze per aiutarti nella tua missione. Ministra Ponente, continuate a studiare la natura degli squarci assieme a Lueberry. Generale Levante, voi dovete guidare i soldati alla ricerca di tutti i mostri che infestano il regno di Hyrule. Sì, signore! Lady Impa, consegnate a Zelda il vestiario adatto. Certamente. Principessa, vieni con me, per favore. Oh, principessa, è perfetto. Questo è un nobile abito, tramandato nella famiglia reale da generazioni.
Ti sarà molto utile nel proseguo della tua avventura. Suppongo che lo scopo dell'ultimo nemico sia quello di impossessarsi del potere supremo. Non conosciamo ancora la vera natura del nostro avversario, ma Hyrule è senz'altro in grave pericolo. Dobbiamo proteggere il regno, e perciò chiedo a tutti voi di aiutarmi con tutte le forze. Gli ultimi scomparsi, penso che sia giunta l'ora. Una cosa molto importante, ha i guanti, ok? Non ha messo le mani nel cioccolato. Impa, subquest. Principessa, le tue gambe non sono stanche dopo tutte le tue avventure? Il regno di Hyrule è vasto. Attraversarlo a piedi costa... Il cavallo, vero? Beh, devi sapere... Sì! La tua fedele Impa ha allevato per te una cavalla. Quella cavalla lì non è la stessa più. Certo, non immaginavo che un giorno ti saresti imbarcata in un'impresa per il bene di Hyrule. Ciò nonostante, credo che questa cavalla possa essere la tua fedele compagna di avventure, quindi non è Storm! Perché Storm è maschio, eh? L'ho affidata al ranch di Hyrule, che si trova nella zona ovest della piana di Hyrule. Ti suggerisco, quando hai tempo, di andare là e chiedere della cavalla. Farò sapere a quelli del ranch che passerai da loro. Io so tutto sui mostri! Principessa Zelda, per tutta Hyrule si trovano molti tipi di mostri differenti. In qualità di protettori di Hyrule, è nostro compito raccogliere informazioni su queste pericolose creature e, se necessario, eliminarle. Dammi qualche indizio su mostri potenti, per favore. Sì? Allora, parlami dei mostri. Condividerò con voi, ok? Al momento posso aggiornarvi sulla situazione al Tempio dell'Est nelle acque di Jabu Jabu? In che senso? Dunque, conoscete il Tempio dell'Est, che si trova a est del castello di Hyrule, di nome, sì, Sahasrara? Un archeologo, impegnato a studiare il posto, ci ha riferito la presenza di un mostro. In realtà non lo ha mai visto, ma pare che il mostro gli abbia parlato. L'archeologo è ancora là, potrebbe fornirvi ulteriori dettagli. Al momento posso aggiornarvi... Ok, ok, un'altra volta solo questo, perché... pericoloso mostro è comparso nelle acque di Jabu? La cosa ci è stata comunicata da un abitante del villaggio marillimo che osserva il mare dalla sua imbarcazione. Tuttavia continuava a parlare confusamente di qualcosa di spavaldo e di qualcosa di scintillante, dettagli non chiari. Ok. No, in realtà è importantissimo, eh? Nessuna delle due per adesso, grazie. Benissimo, principessa. Quindi vuol dire che abbiamo due mostri... diversi, potenti, nuovi? Perché se sì, ci andremo tipo domani, nella prossima parte di The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Probabilmente il mostro scintillante è qui e probabilmente il Tempio dell'Est è questo. Bisogna andare qua dentro. Qua intanto abbiamo ancora un Grublin livello 2 da memorizzare, se non sbaglio. E questa zona è importante in A Link to the Past, almeno se non ricordo male. Quindi ci andremo. Benissimo, ok. Oh, quanto mi piace... Allora, quella coda di capelli farà male a qualcuno Zelda prima o poi, quindi mi raccomando, stai attenta. Nella prossima parte, comunque dicevo, di The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, faremo un po' di esplorazione perché, ripeto, non mi aspettavo negli ultimi due episodi di dover fare, un altro dungeon al castello di Hyrule, poi. Ok, inoltre quella roba strana con le zampe che ha intrappolato Link è... iper importante. Ok. Ah, vero. Lo posso per caso spostare? Sì! Ultima cosa dell'episodio? E c'era qualcosa qua sotto. Sono frammenti quanti? Due. Ok. See you next time, baby.